Buongiorno e ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere brevemente che cosa sono i contatori ad anello. Finora abbiamo visto contatori sincroni e asincroni e registri a scorrimento. Questi sono una particolare tipologia di contatori di tipo sincrono che vengono però realizzati mediante gli shift register. La particolarità di questa configurazione ad anello è che lo stato precedente praticamente scorre man mano sul flip-flop di seguito e quindi si ha per poi andare dall'ultimo a rientrare sul primo. E allora, intanto, per vedere poi come funzionano, vediamo la sequenza degli stati e i relativi diagrammi temporali per farci un'idea del loro funzionamento. Tutto questo tra un attimo. Bene, supponiamo ad esempio di avere un 1 sul primo flip-flop, quindi poi li potete disegnare da sinistra a destra, da destra a sinistra. Adesso, nel caso appunto del fatto che vanno comunque a scorrere, ha più senso disegnarli in questo modo, però diciamo il concetto è lo stesso. Supponiamo di avere il nostro 1 qua all'inizio nel nostro stato 0. Che cosa succede negli impulsi di clock successivi? Allora, andiamo a vedere intanto la tabella degli stati e le rispettive uscite, quindi abbiamo qua gli stati e qua abbiamo Q1, Q2, Q3 e Q4. Allora, allo stato 0, stato 1, stato 2, stato 3. Allora, lo stato 0, qui abbiamo detto, supponiamo di avere l'uscita Q1 a 1, il resto tutto a 0. L'uscita successiva si presenterà in questo modo qua. Questo 1 qua verrà portato nel secondo stadio e il resto sarà sempre 0. Al prossimo ancora impulso di clock, questo verrà portato allo stadio successivo e così via fino ad arrivare all'ultimo stadio. In questo modo. Quindi, come vedete, si ha una progressione fatta così. Per poi, ovviamente, ricominciare dallo stato 0. Allora, che cosa succede? La particolarità è che di questo tipo di contatore ad anello è che abbiamo quattro flip-flop e quattro stati, quindi nonostante si abbiano i quattro flip-flop, è un contatore modulo 4. Quindi in questo caso il modulo del contatore è pari al numero di conteggi e questo ovviamente ci fa capire il primo limite, quindi il fatto che se devo fare parecchi conteggi ho bisogno di tanti flip-flop, il che insomma non è estremamente vantaggioso. In più si ha anche un altro svantaggio: se per caso si inserisce, diciamo, nella sequenza qualche stato che non si voleva, questo ovviamente si ripercuote sui flip-flop successivi, entra nella coda del conteggio e quindi insomma si creano degli errori. Questi vengono ovviati facendo delle reti combinatorie esterne, però al di là di questo c'è appunto anche questa tipologia. Il funzionamento è completamente sincrono e vediamo anche la sequenza temporale, anche se è molto semplice. Allora,
Ecco qua il diagramma temporale. Come vedete, appunto, l'1 praticamente scorre dal primo ai flip-flop successivi per poi ritornare dall'ultima uscita sul primo. E allora abbiamo visto gli svantaggi. I vantaggi sono quelli che, avendo praticamente un'uscita una per volta, attiva in questo caso, non abbiamo bisogno di un decodificatore perché a seconda del tipo di conteggio, cioè l'1 avrò Q1 alto, 2 avrò Q2 alto, 3 avrò Q3 alto e 4 avrò Q4 alto, quindi una per volta. E quindi il suo funzionamento è un funzionamento molto veloce. E, bene, penso di aver detto tutto di questo. Fatemi sapere se è tutto chiaro e ci vediamo al prossimo video.